Care concittadine e cari concittadini, nel trasmettervi i dati di aggiornamento provenienti da ATS, sono a comunicarvi che i casi positivi confermati a Rodano sono 9. Purtroppo nelle ultime 24 ore due nostri concittadini non ce l'hanno fatta. Una persona che era già tra i casi positivi di questa settimana, già molto grave, purtroppo oggi è deceduto. E anche un secondo rodanese ricoverato da subito in condizioni critiche. Oggi ho contattato le famiglie per esprimere la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio in questo momento terribile. Insieme al personale comunale stiamo attivamente supportando anche a livello burocratico e organizzativo le famiglie coinvolte. Come avrete appreso dal notiziario, la Regione Lombardia ha aumentato il numero di tamponi da eseguire e sta anche lavorando per aggiornare la raccolta di tutti quei dati che vengono anche trasmessi dai medici di base. Quindi questa maggiore immissione e il maggior numero di tamponi potrebbero portare nei prossimi giorni a un'impennata del numero dei casi positivi al coronavirus. Per questo motivo sono a dirvi di non allarmarci, ma questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. State a casa, uscite solo per questioni indispensabili, evitate ogni tipo di contatto, anche con i propri vicini di casa, e per il vostro bene e per il bene di tutti. L'isolamento a casa è l'unico presidio che davvero funziona per salvaguardare la nostra salute e di tutti, proteggendo chi tra di noi è più debole. Un caro saluto a tutti.